Ciao a tutti e bentornati in Tessina News. Quest'oggi parliamo di un filato che può richiamare magari a qualcosa che era già presente sul nostro sito. Qualcosa di davvero molto voluminoso, molto morbido, che si adatterà perfettamente alle vostre forme, ma che sarà una vera e propria esplosione di voluminosità. Non vi dico altro, analizziamo nel dettaglio in tutta la sua vastissima gamma di colori e poi torniamo per qualche idea e soprattutto per parlare al meglio dello Swollen. Ed eccolo il nostro Swollen, composto per il 10% lana, 15% poliestere, 75% acrilico, che si presenta così in gomitoloni, perché davvero molto 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 voluminosi, da 100 grammi per una lunghezza di circa 60 metri. Ebbene sì, 60 metri, perché parliamo comunque di un filato molto spesso, per il quale consigliamo l'utilizzo o dell'uncinetto 9, 11 o anche di più, oppure dei ferri 10, 12. Veniamo adesso ai consigli per il lavaggio e il post lavaggio. Consigliamo di lavare la vostra creazione a mano ad una temperatura che non superi i 30 gradi. Sconsigliamo di utilizzare l'asciugatrice, ma piuttosto di riporre la vostra creazione lontana da fonti di calore eccessivi. È possibile stirare la vostra creazione, ovviamente sempre apponendo un panno sulla parte superiore, ad una temperatura che non superi i 110 gradi. Non è possibile candeggiare, ma è possibile utilizzare tutti i solventi, eccezion fatta il tetracloretilene. Parliamo adesso però della vastissima gamma di colori che presenta questo Swollen. E partiamo con le prime 4 varianti di colore, vale a dire salvia, Tiffany, grigio e smeraldo. Proseguiamo con bordeaux, senape, rosso e coccio. Passiamo invece adesso a tonalità decisamente più scure, vale a dire l'avio, il turchese, il nero e il navy. E adesso andiamo su tonalità invece un po' più delicate, vale a dire il veriperi, il lilla, cipria e violetta. Andiamo avanti su toni un po' più classici e delicati, vale a dire il perla, il bianco, il panna e il tortora. E concludiamo invece adesso con i colori fluo, vale a dire il fucsia, l'arancio, il giallo fluo e il verde fluo. Possiamo dire che lo Swollen raccoglie in sé tantissimi pregi: il suo essere così morbido, la sua vasta gamma di colori, il fatto che sia molto spesso, in modo tale che davvero anche chi ha difficoltà o soprattutto chi, diciamo, non ha molta pazienza, non vuole abbandonare la passione per l'uncinetto, vuole realizzare qualcosa di molto rapido, grazie a questo spessore così elevato sarà sicuramente, insomma, in grado di poterlo fare. E soprattutto la tipologia di filato che sicuramente, insomma, ecco, vi permetterà di realizzare maglioncini, cardigan, maglioni magari anche lunghi, o perché no anche dei cappotti da poter indossare questo inverno e sicuramente non soffrire il freddo. Il tutto accompagnato da questa gamma di colori e, come vi dicevo, da questa lavorazione davvero molto di tendenza. Quindi mi raccomando, non lasciatevelo scappare. Io vi ringrazio come sempre per averci seguito. Vi ricordo di iscrivervi sul nostro canale YouTube e di attivare la campanella, così da essere costantemente aggiornati su tutti i nostri nuovi e tanti articoli. Ci vediamo al prossimo prodotto. Ciao!